chi invece non ha digerito il passo verso l'abolizione delle province, ma si sapeva era la Lega Nord, ma la piccina, siete usciti dall'aula al momento del voto, voi diciamo siete contrari per quale motivo? Allora, noi quando c'è stato il momento della dichiarazione del mandato della Presidente Serracchiani, abbiamo detto chiaramente che saremmo stati disponibili a fare un ragionamento sul superamento delle province a condizione che ci fosse una revisione totale e seria di quello che è, come dire, va di moda l'arco istituzionale, in questo caso della nostra regione. Allora, fermo restando che si stanno muovendo dei passi verso questo anche a livello nazionale, questo però non significa che bisogna fare una sorta di pasticcio, che è quello che a nostro modo è di vedere è stato fatto con questa norma. Il fatto che una provincia venga di fatto commissariata e che le altre rimangano così come sono fino a una naturale scadenza va a creare una diseguaglianza tra le province. La prima in lista è la provincia di Pordenone e credo che sarà un banco di prova e un test veramente importante per questa maggioranza regionale, perché il fatto di abolirle non comporterà solo la mancanza di rappresentatività da parte dei cittadini, che pure è un dato fondamentale e importante, ma comporterà una grande confusione su quelle che sono le competenze della provincia, che è un ente di area vasta. Detto questo, non si può, per fare una cosa per averla promessa, farla di tutta fretta, tant'è che questa maggioranza ha in qualche modo il vizio, tra virgolette, di fare delle riforme che sono transitorie. È transitoria la riforma ATER, è transitoria la riforma della sanità ed è transitoria anche questa dell'abolizione delle province. Ecco perché noi non siamo stati d'accordo. Il rischio è che avvenga un po' come quella mezza porcata che è stata fatta nella precedente giunta con Tondo, con le famose abolizioni delle comunità montane, che è quella alto tasto dolente. Sì, però qui vedi è peggio, nel senso che le comunità montane con l'abolizione si tentava in qualche modo di andare verso una fusione di comuni, qui invece si sradica proprio dal contesto istituzionale la parola provincia. Quindi ci sono anche competenze di tutt'altro genere e penso in particolare al lavoro. Allora io sarei stata favorevole ad un processo di progressiva ridistribuzione delle competenze, lavoro, strade, agricoltura e quant'altro verso una posizione superiore regione o inferiore comuni di maggiore vicinanza cittadino a seconda delle argomentazioni. Così partire dall'istituzione per dare un segnale non mi sembra molto logico. Ecco Presidente, facciamo però solo un attimo capire, perché noi a Trieste abbiamo il problema che il piano del traffico provinciale a provincia non è fatto. Il discorso delle scuole la provincia le sta gestendo malissimo, manca il piano sull'ambiente, insomma la provincia di Trieste è veramente, anzi quel poco che fa anche danni. Una provincia ampia come può essere quella di Pordenone o quella di Udine o anche la stessa Gorizia, che ha tanti comuni piccoli e quindi è un territorio più vasto, ecco, riusciamo a spiegare proprio in un minuto cosa fa la provincia in un territorio dove non è come quello di Trieste, dove praticamente il comune di Trieste e la provincia quasi si sovrappongono? È proprio lì che credo sia. Perché noi non riusciamo a capire questo, perché non lo sentiamo, no? Certo, non lo sentite perché quella doveva essere, per quello che abbiamo detto noi, siamo stati gli unici poi a votare in aula, quella potrebbe essere tranquillamente una città metropolitana, lì la provincia non serve, concordo pienamente, perché quando il territorio di un comune coincide esattamente con il territorio della provincia, più o meno, ha poco senso che esista sostanzialmente. A Pordenone, parlo di una realtà che mi riguarda, fa esattamente quello che ha detto lei che non fa a Trieste, ovvero l'edilizia scolastica è un fiore all'occhiello, la gestione delle strade pure, fino a qualche tempo fa, poi ci sono state modifiche, la sperimentazione in agricoltura. E quindi voglio dire, sono dati
importanti e fondamentali. Il lavoro, la provincia di Pordenone ha istituito in questi ultimi anni, un ambito che prende cura di quelle che sono le persone in difficoltà, quindi è un grande lavoro, ribadisco e ripeto, non è che non sia superabile l'ente provincia è superabile, ma non con queste modalità, prima il passaggio di competenze, chi fa cosa, e poi tolta di mezzo l'istituzione.